Eder. Mech. Pallister. È passato un anno da quando la vita di Alice Neri è stata tragicamente interrotta nelle campagne di Fossa di Concordia. Il processo per l'unico indagato, Mohamed Gaul, è fissato per lunedì e si avvia verso una sentenza per violenza sessuale, omicidio volontario e distruzione di cadavere. La famiglia di Alice, composta dal marito Nicolas Negrini, la madre Patrizia Montorsi e il fratello Matteo Marzoli, ha dovuto affrontare un anno di indagini e dolore per questo brutale femminicidio. Alice non ha ancora potuto avere un funerale e la famiglia spera di poter presto dare una degna sepoltura alla loro amata. Nel frattempo, si preparano a combattere per la giustizia e per assicurare che il colpevole paghi per ciò che ha fatto. Matteo ricorda sua sorella come una persona normale, con il suo sorriso e la sua autoironia, e vuole che sia ricordata in questo modo. Il processo è imminente e la famiglia si affida alla procura e ai carabinieri per trovare la giustizia per Alice. Matteo si dice fiducioso nel lavoro svolto finora e si rivolge al suo pool difensivo, guidato dall'avvocato Cosimo Zaccaria, con gratitudine per il modo in cui ha trattato sua sorella con dignità durante questi mesi difficili. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.